Ciao, buonasera a tutti. Siamo arrivati alla nostra ormai tradizionale modalità di farvi gli auguri di Natale. Prima di passare poi all'ascolto e al video di due concerti di Natale, vi volevo leggere un pochino la storia dell'albero di Natale tratto dalle tradizioni popolari dell'anno cristiano di Sandro Vigani. L'albero di Natale. Già nel libro biblico della Genesi troviamo il riferimento all'albero della vita, Arbor Vitae, collocato in mezzo al giardino dell'Eden dove Dio pone Adamo ed Eva. C'è anche questo significato in una delle tradizioni più rappresentative del Natale, ma molti altri assieme. Sull'origine dell'albero di Natale o sulla sua invenzione circolano molte storie. Si narra che un boscaiolo, mentre tornava a casa in una notte ghiacciata e illuminata dalle luna e dalle stelle, vide risplendere la luce delle stelle tra i rami di un pino. L'immagine gli piacque tanto che una volta a casa tagliò un pino e appese ai suoi rami tante piccole luci. L'albero di Natale, oltre alla vita, ricorda la natura, la luce e quindi la fede. Le palline colorate un tempo, dipinte a mano, significano la perfezione, i pianeti, l'universo. I frutti della terra, che soprattutto un tempo, quando la povertà era maggiormente diffusa, venivano appesi all'albero, richiamano l'idea che tutto viene dal Signore. Sulla sua punta, spesso, viene collocata una stella in ricordo della cometa dei Magi. Adesso ascoltiamo due brani della Sinfonia Veneziana diretta dal maestro Mario Merigo, tratta dal concerto dell'8 dicembre alle Sale Apolline della Fenice. Il primo brano di Arcangelo Corelli, il secondo di Francesco Manfredini. Buon ascolto e buona visione. Poi, al termine di questi due brani, vi faremo una piccola sorpresa culinaria. Per adesso, buon ascolto ancora, grazie.
Thank you.
Ringrazio ancora una volta Mario Merigo, direttore dell'Orchestra Sinfonia Veneziana, e per il bellissimo, stupendo concerto dell'8 dicembre che si è tenuto di nuovo, ve lo ricordo, alle sale Apolline della Fenice l'8 dicembre. Benissimo, adesso un augurio culinario da parte dell'Associazione Civica che certamente sarà gradito e ci farà compagnia sulle nostre tavole. Musette, salame cotto, trippa e cappone. Il giorno di Natale non mancava mai nelle famiglie contadine il musette di maiale, insaccato da poco. Lo si accompagnava con il purè di patate, insaporito con la noce moscata e crème. Altro piatto delizioso e semplicissimo era il salame cotto. Non era ancora trascorso il tempo della stagionatura e quindi il salame si presentava molto tenero. Si tagliavano alcune fette di un certo spessore, si metteva sulla cucina economica un foglio di carta oleata, quella con la quale un tempo il casoin incartava formaggi e salumi e sopra vi si cuoceva il salame. Lo si mangiava con la polenta facendo la scarpetta con l'unto rimasto sulla carta oleata. Un po' di trippa in brodo al mattino o verso sera serviva a tirarsi su e vincere il freddo oppure il classico vin brûlé. Piatto re per il giorno di Natale o per il primo dell'anno era il cappone col ripieno. Il ripieno si preparava tritando fegato, cuore, durello e una fetta spessa di soppressa o salame, assieme ad uno spicchio d'aglio, prezzemolo, pepe e sale, noce moscata e se c'era qualche avanzo di carne dei giorni precedenti, si univa. Si impastava il tutto con uovo, mollica di pane fatta ammorbidire nell'acqua o nel latte. Con l'impasto si riempiva la cavità del cappone, si cuciva la pelle del sottocoda perché il ripieno non fuoriuscisse, si lessava, mettendolo in una pentola capiente, carote, cipolle e sedano. Lo si serviva col crème e contorno di cicorie, Catalogna cotta col lardo. Beh, che dire, sapori forse anche di altri tempi, ma per qualcuno di questi ancora attuali. Buon appetito a tutti, buone feste a voi, alle vostre famiglie, soprattutto ai bambini, e un augurio di tanta luce e di serenità. Tanti auguri ancora a tutti.